Voglio imparare a ricordare un mazzo di carte di poker a memoria. È da un po' di tempo che seguo Andrea Muzzi, il campione di memoria, e la cosa che mi ha sempre affascinato è appunto il saper ricordare tantissime cose, perché comunque è una cosa che possiamo usare tutti i giorni, che ci serve costantemente nella vita. Io e dei miei amici abbiamo comprato il suo corso di memoria. Devo dire che è molto figo, già mi sta aiutando molto. Non l'ho ancora finito, però mi è venuta stravoglia di ricordare un mazzo di poker a memoria. Quindi il mio obiettivo per oggi è di imparare le tecniche per farlo e di riuscirci entro la fine di questa giornata. Alcuni di voi si chiederanno che cazzo mi serve ricordare un mazzo di carte. Beh, a un cazzo. Comunque mi è sempre affascinato l'idea e serve comunque per tenere attiva la mente. Da come sto vedendo nel corso è possibile fare delle cose che crediamo impossibili, ma con alcune tecniche, alcuni strumenti possiamo riuscire a fare tranquillamente. Quindi lo scopo di questo video è di imparare passo passo con voi per poi riuscirci entro la fine di questa giornata o comunque entro questi giorni. Comunque, una cosa come questa che non ti dà un vantaggio concreto, immediato, può aiutare molto comunque l'attenzione, la memoria in generale, quindi nello studio, al lavoro, eccetera, eccetera. Quindi oggi andremo a scoprire i meandri del nostro cervelletto. Namo. Bene, bene, bene. Allora, abbiamo già dei mazzi di carte pronti da essere ricordati. Ora, facendo una piccolissima ricerca, ho trovato un video di Montemagno che fa la stessa cosa che voglio fare io, ovvero ricordare un mazzo di carte da poker. Lui si fa aiutare da uno bravo in queste cose. Ricordare mazzo da poker. Ora io mi sparo questo video da un'ora e poi vi spiegherò brevemente cosa ho imparato e lo metteremo in pratica. È l'1:33. Diciamo che sto partendo un po' tardi, potevo partire la mattina, però ieri sera ho fatto tardi. Adesso vedo il video e ci aggiorniamo più tardi. Allora ragazzi, ho finito quel video di un'ora, mi sono anche esercitato un po', ho fatto alcune ricerche e adesso vi dirò tutto quello che ho visto. Come vi avevo già detto, ho iniziato il corso di memoria, quindi le basi più o meno le so. Però per ricordare un mazzo di carte bisogna mettere tutto insieme e farlo bene. Le tecniche di memoria sono il link method, il palazzo della memoria e la conversione fonetica. Ve lo spiego in breve perché potete vedere la spiegazione completa nei video di Andrea Muzzi. Praticamente consiste nell'associare ogni parola a un'immagine e poi crearvi una storia in modo da ricordarla in modo facile. Il palazzo della memoria consiste in visualizzare un luogo come la vostra casa con tutte le stanze e mettere sopra ogni luogo, come può essere il letto, il comodino, la scrivania, un'immagine. Così potete ricordare le immagini in modo ordinato facendo il percorso di casa vostra. La conversione fonetica consiste in associare dei suoni ai numeri. Adesso parlerò arabo per voi, però non vi spaventate. L'1 corrisponderà ai suoni td, il 2 ngn, il 3 a m, 4 r, 5 l y, 6 cg, 7 kg, 8 fv, 9 pb, 0 i suoni sibilanti s, z, sh. Adesso non sono pazzo, sono dei suoni che vanno ricordati a memoria e quindi non c'è molto da ragionare, dovete ricordarli e basta. Quindi per ricordare un mazzo di carte bisogna unire tutte queste tecniche. La conversione fonetica questi giorni mi sono un po' allenato, quindi partirò un po' in vantaggio, però posso dirvi che ci ho dedicato poco tempo. Vi posso dire, anche se può sembrarvi una cosa strana, è abbastanza facile da imparare. Faccio un esempio. Dato che l'1 è TD, il 2 è N, il 12 sarà TN, tonno. Quindi associerete a ogni numero una parola. Quindi quando vedrete una carta, sapete già l'immagine da associare e poi farete una storia con tutte le immagini in modo da ricordarla in modo semplice. Una cosa che serve per farlo in modo veloce però è farsi uno schedario mentale, ovvero scriversi già le parole da associare ai numeri in modo da non mettersi a ragionare per ogni carta, ma avere già l'immagine pronta. Ora, non so se si vede, in questo lasso di tempo ho scritto le mie parole che vanno dal 60 al 90. Adesso vi spiego perché. Visto che nel mazzo di carte abbiamo quattro semi, cuori, quadri, fiori, picche, ai cuori faremo corrispondere il suono del 6, quindi CG. Io ho associato al 66 Ciccio. Poi abbiamo i quadri che avranno il suono del 7, quindi KG. Al 10 leveremo l'1 perché già abbiamo l'asso, quindi corrisponderà al suono dello 0. Quindi avremo KS, cazzo. Sì, ho messo quello. Ai fiori corrisponderà al suono dell'8, FV, quindi 7 di fiori, F, fica. Non l'ho fatta apposta, stanno uscite le cose volgari. Fica. Picche corrisponderà al suono del 9, p, b. 10 di picche sarà p, c, pizza.
Nel video diceva che uno bravo ci mette una settimana, uno normale 2 settimane barra un mese, ma noi ce la faremo in un cazzo di giorni. Lo so, raga, sono tante informazioni, però voi vedete e poi capirete. Poi abbiamo le figure, che sono 12. Alle figure non abbiamo un ragionamento, ma dobbiamo farla a memoria. Dobbiamo associare a ogni figura un'immagine. Per le figure di cuori ho associato la mia famiglia, il Jack sono io, che sono più piccolo, la donna mamma, il King papà. Per i quadri ho associato gli amici, per i fiori ho associato persone famose e per le picche personaggi di serie TV, eccetera eccetera. Nel video diceva di trovare 52 luoghi dove inserire ogni immagine, però 52 sono tanti. Ho visto che si può fare anche 3 immagini per luogo, chiamato locus. Quindi praticamente io mi sono immaginato casa mia, ho trovato 17 luoghi e in ogni luogo inserirò 3 immagini, così da creare una mini storia sopra ogni luogo, e poi faccio il giro e mi ricordo tutto. Per esempio, fiori f 2 n fono, poi abbiamo picche 4 pera, e poi abbiamo l'asso di picche che è 91 nel mio schedario, quindi è piatto. Se io prendo queste 3 carte, posso creare una storia sul mio primo luogo, che è la scrivania di camera mia. Quindi posso creare una storiella stupida, per esempio un fono che lo accendo e brucia una pera che poi rompe un piatto. Qualsiasi cosa che vi viene in mente, le immagini che create le dovete conoscere bene, non potete prendere cose astratte, deve essere una cosa che conoscete bene mentalmente, quindi deve essere vivida. Poi dovete creare un'azione, quindi un movimento, e poi deve essere paradossale, quindi magari una cosa surreale, una cosa gigante che fa qualcosa di irrealistico. Ora io mi esercito un attimo, vediamo come va. Per fare pratica con la conversione fonetica potrete fare un allenamento. Adesso ho preso una pagina di Harry Potter, per esempio, e scrivete su ogni suono appunto il numero corrispondente. L è 5, T è 1, 4 è R. Poi avete L, 5, V, 8, L, la doppia si conta come 1, quindi 5, G che è 6, V, 8, V, 8. Con un po' di allenamento potete creare questa cosa, ovvero scrivere tutti i numeri su ogni parola. Potete farlo anche cartaceo, ovviamente, se trovate un libro vecchio o una rivista. E questo è molto buono per allenarsi. Io ci ho messo poco per diventare bravo, circa una mezz'oretta, quindi non è che ho risparmiato tutto questo tempo. Adesso, per esercitarmi con lo schedario mentale, metterò un generatore di numeri da 60 a 99, così riesco a richiamare le immagini più velocemente, e quando poi dovrò memorizzare il mazzo sarà una cosa più immediata. 60, cazzo, no, 60 è eccesso, mi sono sbagliato col 70. Puff, puffo, pum, piuma, c, no, cane, gatto, pl, pa, no, pl, cazzo ha scelto, pila, no? Adesso vedo lo schedario, per esempio. Palla. Puc, puc. Perché non amo il... Puc, pacco. Cazzo. Adesso vi faccio la differenza tra C e C. Colla inizia con la C, quindi 7. C di cielo è il 6. C, G. Quindi 65 è cielo. Pum, pum. Che cazzo era? Pum, pum. Che cazzo era? Pum, pum. 93. Piatto. Pane. Pum. Porco Dio. Fiamma, cazzo, coppa, cacca, cieco, cazzo, cima, cazzo. E esce sempre questa, cazzo ne so. Sono passate solo 3 ore e non mi sono fermato un secondo, quindi ho la testa che sta esplodendo. Però voglio fare un po' pratica con le carte, quindi magari prenderei un gruzzoletto di carte e provare a ricordare intanto queste. Proviamo. 15 carte. Diciamo che ho capito già alcune cose a cui non stavo pensando prima. Molto figo, abbastanza facile ricordare queste 15. Diciamo che tutto il mazzo sono 52, sarà un po' più tosto. Però possiamo iniziare. Abbiamo la mia scrivania, che è un cielo, 5 di cuori. Joelle, che è il Jack di quadri. Joelle, che è cieco, 7 di cuori. 9 di cazzo di cuori, 7 di picche, asso di cuori, 4 di cuori, 8 di cuori, 5 di cuori, 2 di diamante, king di fiori. 10 di picche, asso di fiori. Oh, io... fortissimo, cazzo. Allora, capiamo. Sono abbastanza portato per questa shit. Andrea Muzzi. Non scherziamo, insomma. Tu comunque sei forte e tutto quanto. Però c'è un nuovo king in town. C'è un nuovo cazzo di king in questa città, mi sa.
Ragazzi, ricordarlo in un giorno, record mondiale, record storico, anzi in un giorno, in 4-5 ore facciamo, dai. Ho iniziato all'una, potrei essere il nuovo chess genius? Capiamo. Adesso voglio già provare con tutto il mazzo, non voglio fare altre pratiche, voglio già provare con tutto il mazzo. Mischiamo il mazzo. Non così. Pa 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 pa. Ok, può bastare. Attiviamo il timer a partire da ora. Inizio le danze. Un gatto che gioca a FIFA con papà. Ragazzi, sono pronto, cazzo. Stop al tempo, 21 minuti. 21 minuti per essere il primo giorno, va bene. Troppa luce, non va bene troppa luce. Ok, ci siamo. Momento della verità. Non guarderò in nessun modo perché non voglio imbrogliare una cosa per testare le mie abilità. Un gatto. Qua, asso di quadri, 8 di fiori. Abbiamo papà, non dica, un gallo, 5 di quadri, king di fiori, cieco, quindi sarà 7 di quadri. Joel, jack di quadri, filo, 5 di fiori, Q di quadri, asso di fiori, 4 di quadri. Davide, jack di cuori, king di picche, cippe, 9 di cuori. King di cuori, jack di picche, 6 di picche, 6 di picche, asso di picche, poi picche, 2, diode di fiori, asso di cuori, 10 di cuori, 4 di cuori, 5 di picche. Cazzo, 10 di cuori, c'ho cuori, 5, 5 di cuori, donna di cuori, c'ho cuori, 8 cuori, c'ho 6 cuori, 3, pacco picche, 7 quadri, 2 di quadri, 3 di quadri, 3 di picche. Abbiamo fica, 7 di fiori, abbiamo cacca che è 7 di quadri, donna di picche, abbiamo donna di fiori, 10 di picche. 9 di fiori, 9 di fiori, 9 di fiori. King di quadri, 6 di fiori, quadri, 8 fiori, 4, quadri, 9. Cuccia che è, non posso sbagliare adesso, quadri, c 6, che è p di picche, f di 8, c di cuori, n 2 di cuori, p di picche, r 4, 2 di fiori e il jack di fiori, jack mode. Poi vedo, basta. Ah, ce l'ho rotta, l'ho scordato. Ragazzi, sono le 4:58. Sono passate 4 ore. Allora, con 4 ore ho imparato un mazzo di carte. Ripeto ancora, non avevo mai fatto niente del genere, non sapevo farlo. Sapevo la conversione fonetica, ma io con mezz'ora ero a questo livello. Palazzo della memoria è la prima volta che lo uso. Ho sempre visto video sul palazzo della memoria, non ho mai capito come si usava. Se ce l'ho fatta io, potete farcela anche voi, magari non con un giorno. Queste tecniche di memoria possono usarle tutti. 21 minuti per ricordarlo, però io sono sicuro che se lo rifaccio un'altra volta ce ne metterò 17, se non lo faccio un'altra volta 12, così. E colui da cui ho imparato, Andrea Muti, ce ne mette 10 dei secondi, non so come cazzo fa, fa... E sono molto contento, quindi non lo so, sono un po' eccitato. Io vi ringrazio per la visione, se siete arrivati fin qui, iscrivetevi ancora e seguitemi per altri cazzo di video. Allora, 3 giallo, 7 nero, 4 rosso, 5 blu, 7 3, 4 2, 3 6...